Le smanie per la villeggiatura, l'opera teatrale in tre atti in prosa di Carlo Goldoni, scritta nel 1761 e rappresentata per la prima volta nel Teatro San Luca di Venezia, è stata riproposta venerdì 4 agosto nella versione di Pasquale De Cristofaro, che l'ha riambientata nella Napoli del 1933, al Teatro dei Barbuti, nell'ambito dell'omonima rassegna giunta alla sua 38ª edizione. Ridotta e adattata da Corradino Pellecchia con regia di Alessandro Tedesco, l'opera ha sin da subito saputo coinvolgere il pubblico che, nonostante il vento e la successiva pioggia, ha resistito fino a quando gli attori, a 10 minuti dal termine, si sono visti costretti, nonostante i tentativi e le improvvisazioni, a sospendere la rappresentazione. Resta comunque il fatto che la rappresentazione, nonostante non si fosse conclusa, ha ottenuto gli applausi del pubblico, che ha apprezzato sia il testo che la prova degli attori. Uno spettacolo ambientato, come detto, nella Napoli del 1933. Tra ansie, gelosie, ripicche e arrabbiature, si sono raccontati i preparativi per le vacanze di alcuni borghesi che desiderano apparire agiati. Al centro della vicenda la gelosia di Leonardo Pelagatti per Beatrice Tagliafico, figlia del cavaliere Filippo, ricco possidente. La giovane, corteggiata anche da Guglielmo, camicia nera e devoto fascista, darà del filo da torcere a tutti coloro che vorranno imprigionarla nel ruolo passivo e rassegnato di moglie subordinata al marito. Sullo sfondo le disavventure dei servitori Biase e Brigida, alle prese con i vizi ed i capricci delle loro rispettive famiglie. Una critica rivolta ai borghesi di un tempo che può sembrare lontano, ma che è sempre attuale, con ricchi possidenti preoccupati, più che della sostanza, solo delle frivolezze dell'opinione pubblica. Pasquale De Cristofaro questa sera qui al Teatro dei Barbuti, in scena uno spettacolo con testo di Goldoni. Com'è stato lavorare con questi ragazzi, con questi attori, che sono comunque tutti, diciamo, giovani, e quali sono state le idee, da dove le sono venute determinate idee appunto per questo spettacolo? Allora, innanzitutto questa è un'operazione che io avevo in animo di fare da anni. Poi Alessandro Tedesco, in realtà il regista dello spettacolo di stasera, è un mio allievo. E mi aveva chiesto, dice Pasquale, ma ho insieme a me degli attori, siamo tutti giovani, siamo un po', come dire, preoccupati per il nostro andamento lavorativo, vuoi darci una mano? Io sono sempre disponibile, sono sempre a fianco ai giovani, ho detto guarda. Io ho questo testo che è Le smanie per la villeggiatura di Goldoni, però trasportato in Italia degli anni 30, durante il fascismo. Se volete ve lo cedo volentieri e ci lavorate. Poi ho conosciuto tutti gli altri ragazzi, alcuni li conoscevo, erano già stati miei allievi nei vari laboratori e sono stato molto contento perché poi questo è il nostro compito, no? Quello di essere in qualche modo promotori, no? Promuovere la passione, l'entusiasmo di questi giovani. Io mi sono rivisto in loro quando ho cominciato a fare il teatro, sia l'attore, l'attore giovane, mi ricordo, avevo il loro stesso entusiasmo e quindi volentieri ho ceduto questa cosa che spero possa avere un lungo cammino, perché è un'operazione carina, loro sono bravi, hanno ritmo, hanno voglia di fare, e poi è un testo che non passa mai di moda. Cioè, come dire, rispecchia esattamente il DNA degli italiani, che non cambia, che E non cambierà non mai. cambierà mai. La smania per la villeggiatura, questa smania che noi ci portiamo ancora appresso e che un po' ci connota e ci caratterizza. Lei è un maestro, un insegnante. Che cosa insegna ai suoi allievi? Allora, io innanzitutto insegno
insegnare teatro significa insegnare una relazione umana molto più forte, recuperare attraverso il teatro quello che è l'umanità. Noi ne abbiamo bisogno, sono tempi bui, il teatro è l'unica, come dire, l'unica possibilità, l'unico linguaggio che può permettere a questi ragazzi di affrontare quelle che sono le grandi questioni dell'uomo, insomma, della comunità, della relazione. E io poi dico sempre che il teatro necessita, il teatro innanzitutto ci chiama, non è che uno sceglie di fare teatro, il teatro sceglie le persone, e soprattutto quando sono giovani, appassionati, come quelli di stasera, credo che faccia bene a loro, al pubblico, alle nuove generazioni. Questo è uno spettacolo che sicuramente potrà viaggiare, no? tra le scolaresche, gli studenti medi che studiano Goldoni, ecco, possono attraverso lo spettacolo, come dire, anche apprendere più facilmente quella che può essere una opera letteraria. L'ultimissima domanda, perché ahimè l'estate quasi ci sta abbandonando. Questa sera purtroppo si è dovuto bloccare lo spettacolo, ma gli attori sono stati bravissimi anche in questo. Pensando alla fine dell'estate, non posso non chiederle dell'inizio del laboratorio teatrale al nuovo. Il laboratorio, come al solito, riprenderà ad ottobre, i primi tre mesi saranno dedicati a Shakespeare, i secondi tre mesi all'Enrico IV di Pirandello, quindi l'Amleto di Shakespeare e l'Enrico IV di Pirandello. Per tutti gli appassionati di teatro che amano questi due testi, possono, perché no, venire in questo laboratorio, che è un luogo protetto dove si studia teatro e si studiano, diciamo, i linguaggi della scena. Questa sera, diciamo, un debutto fortunato, perché bagnato, di questo testo di Goldoni con la regia di Alessandro Tedesco, Tasmania per la villeggiatura. Sì. Come è nata questa idea? L'idea non è mia, l'idea me l'ha data Pasquale De Cristofaro, che ha avuto la fortuna di avere l'adattamento di Corradino Pellecchia di questo testo di Goldoni, lo ha rielaborato e riambientato nella Napoli del 1933, e a noi è venuta l'idea, ecco, di utilizzare le scenografie mobili, di farle girare, di farle vivere e danzare assieme agli attori in scena. Ecco, è stato un lavoro di ricerca particolare, perché quella è la cosa che almeno io da spettatrice ho notato in particolare, proprio questo movimento continuo della scena insieme agli attori. Sì, quindi era molto ricercato, molto coreografato, i movimenti scenici erano a cura di Michela Chirico, una maestra di danza che io adoro ed è praticamente la mia spalla. Allora, devo farvi i complimenti, perché anche nonostante la pioggia e nonostante lo spettacolo si è dovuto interrompere, ci auguriamo di rivedervi più presto, anche noi adesso siamo sotto la pioggia, sì. Quindi insomma lasciamo il regista e attore, bravissimo attore, Alessandro Tedesco. Siete stati bravi anche in questo, siete riusciti a mantenere il pubblico anche salutando anche sotto la pioggia. Esatto, complimenti. Meno male, siamo contenti. Grazie mille. Grazie a voi.